Va bene, abbiamo collegato l'onorevole Aiello, il sindaco di Vittoria, non sappiamo dov'è, non ci interessa, è fuori Vittoria. Due cose, ti sei lamentato, o meglio, hai detto che bisogna fare qualcosa sulla sicurezza. La polizia non basta, le forze dell'ordine sono insufficienti, non bisogna fare riferimento agli immigrati. Qual è la tua posizione? Ma io credo che siano argomenti all'ordine del giorno in tutte le città, dove più, dove meno. È chiaro che bisogna avvicinarsi a queste problematiche con equilibrio, con onestà, con attenzione e riconoscere che sicuramente incide sui fenomeni, incidono anche le caratteristiche sociali. Dimensionale delle varie comunità, città piccole, città grandi, sono problemi che abbiamo tutti e in alcuni momenti queste problematiche si acuiscono e questa è una delle fasi in cui i problemi della tutela, della sicurezza dell'ordine pubblico a Vittoria si sono acuiti. Parliamo di una città che è stata abbandonata per 15 anni. Devo fare la polemica, cioè praticamente la città se la sono svenduta. Non l'hanno amministrata, non ci sono stati e quindi immagina la serie di problemi che riguardano la logistica urbana, le condizioni fisiche, materiali della città, i servizi, l'acqua, la polizia, le strade abbandonate per 15 anni. Ora io voglio dire il comune è strutturalmente deficitario, sciolto per 3 anni e mezzo e quindi valla a fare una cosa di questo genere. Io con diciamo, la forza, l'umiltà che si deve di fronte ai problemi che sono grandi, sto facendo quello che posso. Vorrei che le forze politiche, gli avversari, in qualche modo considerassero le loro responsabilità e tenessero conto che lo sforzo deve essere sinergico. Quando si parla di ordine pubblico, e che sono io il ministro degli interni, e che sono io il governo. Ora, quando parliamo di forze dell'ordine, bisogna parlare di gente alla quale va il massimo rispetto per il lavoro che fanno, dei giovani, delle persone, dell'impegno che ci mettono. Non stiamo ad equivocare, non possiamo, voglio dire, queste cose, nasconderle. È lavoro difficile anche per le forze dell'ordine, i dirigenti che sono nei territori, ma ne debbono avere questi mezzi. E se c'è una Ecco, città in condizioni difficili, ma difficili, a chi lo diciamo, onorevole? A chi lo diciamo? lo diciamo al governo innanzitutto, ai parlamentari nazionale e regionale, lo dico alle autorità istituzionali, al prefetto come ho sempre detto, quindi questo è il livello al quale io mi rivolgo. Non è che possono pensare che io intendi con la bacchetta magica la sicurezza che riguarda tante cose, tra cui anche il fenomeno migratorio, perché avere una comunità stabilizzata di migranti o averne 12 sul territorio in cui la legge Bossi-Fini crea in continuazione condizioni di illegalità, perché appena escono dal permesso che hanno, quelle diventano illegali e quindi c'è il problema di fare in modo che questa illegalità non diventi disordine, non diventi caos. E non è che queste cose le possiamo fare con la polizia municipale ridotta del 70%, possono farlo delle forze dell'ordine che in qualche modo potenziate con più macchine, più mezzi e più uomini, perché qui è il problema. Non è che in un'altra città, e qui è più forte, e quindi il dimensionamento deve avvenire sulla base di questi indici, tranne che non si voglia fare il discorso che fece qualcuno durante lo scioglimento, sono irredimibili, cioè siamo tutti tinti. È come quando tuo marito te ne vai in America e gli dici che sei siciliano, ti dicono che sei bandito Sono pure tu, ti mafioso, dicono. sono Certo, mafioso. dicono bandito, ti dicono. Senti, E allora lo onorevole, una facciamo anche cosa voglio in provincia. chiederti. E allora isolare il problema così, in questo modo, in chiave sociologica, di una sociologia d'accatto praticamente, o addirittura parlare di condizioni etniche. Ma che stiamo scherzando nel 2023 con bande di ragazzi che
bulli, diciamo, dei quartieri, di vari gruppi, e che scorazzano con gente che entra nelle case, con furti, nelle campagne. E allora queste cose come la guardi tu? Col vigile urbano la guardi?